Caro Sindaco, autorità, caro Mauro, caro Andrea, tra l'altro è molto bello vedere qui il Presidente di Confindustria Campania, Enno Attipecci, il Presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Ambrogio Prezioso, il Presidente Trentino di Caserta, Renato Abbate e Nunzia Pretosino, rispettivamente Presidente di Piccola Industria e dei Giovani Campani, a proposito di essere e fare sistema, perché lo si fa anche in queste occasioni e sono dei bei messaggi del nostro mondo di linea interna. Io seguirò un po' quello che ho ascoltato, a partire dal sindaco di Salerno, dal nostro sindaco, essendo io salernitano ed avendo una doppia emozione oggi qui, quella di venire a chiudere una delle nostre assemblee, ma quella di essere di Salerno e quindi campano, quindi per me diciamo è una emozione perché ho mosso i primi passi della mia vita associativa che poi ho vissuto con passione proprio nella sede di Confindustria Salerno quando Andrea Prete era presidente dei giovani imprenditori. Un po' da peones ci avvicinavamo, diciamo, un'idea dei convegni di Capri che ogni tanto ci raccontiamo e lì è scattato, diciamo, questo amore, questa passione per il mondo associativo. Mauro Maccauro era ancora piccolo, diciamo, però ci seguiva, diciamo, ed è stato, come dire, bravo, si vede, diciamo, Mauro è bravo, anzi facciamogli un applauso perché questa... è la sua ultima assemblea pubblica, anche se Mauro sarà ancora 6 mesi presidente di Confindustria Salerno, quindi state sereni, diciamo, ce lo godremo per altri 6 mesi, come dire, nella logica dell'accompagnamento poi che realizzerà con Andrea. E complimenti, diciamo, ad Andrea, un in bocca al lupo, ma glielo faremo poi tra 6 mesi. Allora, Vincenzo Napoli ci ha sottolineato l'importanza di Industria 4.0. Che cosa significa Industria 4.0? Significa che i mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono i mercati per gli italiani. Lo abbiamo visto con queste aziende che sono state premiate qui. Il mondo chiede Italia e se le aziende italiane, insieme alla politica economica del Paese, alla politica economica europea, saprà essere all'altezza, questo è un mondo pieno di opportunità e non pieno di criticità. Almeno questo è il modo con cui noi vediamo le cose. E siamo pessimisti nelle previsioni quando vediamo i dati economici, ma ottimisti nelle aspettative e lo dichiariamo sempre. Napoli ci ha parlato di produttività e noi su questo abbiamo aperto un confronto leale con il governo sulla questione produttività, investimenti privati e credito, di cui poi farò qualche passaggio, ma la questione di metodo che è passata nella politica economica del Paese per noi è un elemento sostanziale e non marginale. Per la prima volta nella storia economica del Paese si parla di una politica economica dei fattori e non dei settori. Di una Confindustria che non chiede scambio alla politica, ma chiede di intervenire sui fattori di competitività del Paese. E questo è un elemento a proposito di ceto responsabile che ci vede in una dimensione evolutiva di un Paese che, non avendo lo strumento della svalutazione, deve fare i conti con le sue criticità, ma anche con le sue potenzialità. Fattori orizzontali, non settori, strumenti selettivi, per una politica economica che sia una politica economica fatta di scelte. E quindi non per titoli, sempre a proposito di ceto responsabile, perché noi sottolineiamo l'importanza del primato della politica e fa bene Napoli quando ricorda che occorre fidelizzare oltre che attrarre investitori, perché spesso nel nostro mezzogiorno e nel nostro paese si dimentica l'importanza della fidelizzazione degli investitori. Allora questa questione di metodo, prima ancora che di merito, con questa Salerno, che è la nostra città, che è una città che si fa raccontare, che è una città che accoglie, che è una città che attrae, che rende orgogliosi i suoi cittadini di esserne parte, dà un'idea non di una città, ma di una società aperta, che include, una società in cui occorre fare insieme. Sto usando, come dire, la questione Salerno non come modello, perché evitiamo di costruire modelli duali e costruiamo un'identità nazionale campana, ma lo sto usando per condividere insieme a voi un'idea di società che parte da piccole comunità che si chiamano fabbriche, arriva a grandi comunità che si chiamano città, regioni e paese ed Europa. Questo è il filo conduttore che lega il ragionamento che farò oggi. E su questo Napoli ha chiuso, diciamo, il suo intervento parlando di farlo insieme. E qui già nasce una prima stagione di consapevolezza degli imprenditori italiani, e cioè consapevoli che questa volta questa partita
Dobbiamo giocarla insieme perché da soli possiamo fare tanto, ma da soli non ce la faremo. Vedete, oggi quando un nostro imprenditore entra nella sua azienda rispetto a qualche anno fa si chiedeva al mattino quando entrava nella sua azienda come sarà la mia impresa tra qualche anno. Oggi i nostri imprenditori si chiedono come sarà il mio paese tra qualche anno. E questo determina una dimensione di consapevolezza e di responsabilità. La consapevolezza che il destino delle imprese è legato al destino del paese. E allora Andrea ha fatto bene a ricordare, diciamo, che non tutte le assemblee sono uguali e questa è carica di emozioni per lui, per me, la nostra città, ci ricorda un pezzo di storia che poi diventa presente, diciamo, con questo passaggio di testimone tra Andrea e Mauro, un vissuto associativo fatto di passione, una vita associativa vissuta con professionalità e non da professionisti del mondo dell'associazione. E ha fatto bene a ricordare anche l'evento di sabato e domenica, perché per la prima volta nella storia recente usciamo dalla soggezione di parlare di questione meridionale, si ricomincia a parlare di questione meridionale del paese, lo si fa a Napoli, che è un bel segnale, come dire, di rivendicazione di ruolo, se riusciremo a farlo, chiaramente, dipende da tutti noi, come capitale del Mezzogiorno, ma in una logica di questione nazionale e non in una logica della questione dei meridionali. E quindi aprire un confronto, e sperando che sia l'inizio e non una parentesi che si chiude in un sabato e una domenica, fatto a Napoli sulla questione Mezzogiorno, a partire dalle questioni economiche, in cui per noi la questione Mezzogiorno è parte della questione nazionale, che è la in cui dobbiamo essere coerenti ed esemplari, parlare per fatti e non per titoli, non parole. C'è una moda. Ha ragione Andrea quando ci ricorda che ormai ci si è innamorati dei titoli. Ci si riempie la bocca di discontinuità, di concertazione. Qui bisogna ritornare al gusto della sfida, al dovere dell'approfondimento, a rimuovere la pancia e a lavorare di testa e cuore. Questo è il paese che noi immaginiamo. E quel video che ha preparato Confindustria Salerno, in cui si sottolinea orgoglio, identità, coerenza, essere e fare sistema, essere ceto responsabile e non ceto prevalente, è la grande sfida culturale che abbiamo all'interno del paese, nelle associazioni, nei partiti e in ogni dimensione. Noi siamo di fronte a uno scontro culturale, lo dobbiamo dire con onestà. Tra chi era abituato a essere ceto prevalente definendosi ceto dirigente e chi invece vuole essere solo ceto responsabile, essendo ceto dirigente, perché nella vita il ruolo si conquista e non si dichiara. E essere ceto dirigente a noi hanno insegnato in Confindustria che devi essere coerente ed esemplare, perché la credibilità è una sola e quando l'hai persa è finita. Quindi questa dimensione di identità, di servizi, di rappresentanza ci fa capire due cose. Che è partita una stagione di corresponsabilità, quello che dobbiamo fare noi dentro le fabbriche riguarda noi e le relazioni industriali. E poi c'è una partita fuori dalle fabbriche che riguarda la politica economica, che possiamo sintetizzare con l'idea di passare dal resistere a reagire, ma anche di essere e della volontà di essere di questa Confindustria parte di un progetto paese. Fuori dalle nostre stanze, ha detto Maccauro, fuori dalle nostre stanze non solo fisicamente, non solo entrare in un bellissimo teatro come questo, ma fuori dalle nostre stanze significa confrontarsi in una Confindustria equidistante dai partiti e non dalla politica, di progetto, di proposta, che non abbia la soggezione di essere parte di dibattiti pubblici e interni, di rappresentare interessi e non solo difenderli. E rappresentare interessi per noi significa essere ponte tra gli interessi delle imprese del paese, recuperare quello spirito che ha richiamato De Luca del dopoguerra, e cioè passare dagli interessi alle esigenze del paese. Ed è stata più volte citata la parola fiducia da Maccauro, da De Luca e da molti di voi. Vedete, l'ottimismo è una categoria della volontà, la fiducia è una categoria della ragione. In sintesi, dobbiamo avere fiducia perché ragioniamo. Questo è essere ceto responsabile. Così si combatte l'ansietà e spesso quella dimensione di assuefazione che parte del nostro Mezzogiorno. Che lo fai a fare, tanto non accadrà. Che lo fai a dire, tanto non accadrà. E questo non è un bene per il nostro Paese né per il nostro Mezzogiorno. Non dobbiamo generalizzare, dobbiamo difendere la lucidità del capire, dobbiamo capire che la sfida è dentro e fuori i cancelli e qual è il ragionamento che abbiamo fatto come Confindustria. Cosa dobbiamo fare noi?
Cosa possiamo fare noi e gli altri, sindacati e banche? Quale idea di politica economica abbiamo? Quale idea di Europa e quali riforme? Noi. Da questo noi ne deriva l'idea dell'industria che vogliamo e quindi della politica economica, perché se non vivi le fabbriche, se non frequenti le fabbriche, non puoi rappresentare gli industriali italiani. E la fabbrica del futuro, l'industria del futuro in Italia è un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività e ad alta intensità di investimenti, ed è trasversale ai settori. Da questo ne deriva l'idea di politica economica di cui poi parlerò, noi e gli altri. La questione delle relazioni industriali. Su questo vivere in Europa e con la stessa moneta, l'euro, senza avere lo strumento della svalutazione, significa fare i conti con la produttività. E quando un paese come la Germania ha una produttività superiore all'Italia, significa dire che il paese più forte ha svalutato a danno del paese più debole, nel caso di specie Germania e Italia. Vorrei però ricordare che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa, cosa che lo sanno solo il 30% degli italiani, e questa la dice lunga sulla cultura antindustriale che abbiamo nel paese e che dobbiamo contribuire a ricostruire. Allora, su questa idea di noi e gli altri e delle relazioni industriali, la produttività diventa un fattore importantissimo di competitività e quindi le relazioni industriali diventano esse stesse un elemento importante. Non a caso a Capri qualche settimana fa abbiamo lanciato il patto della fabbrica, perché se riusciamo a identificare una identità di vedute con i sindacati sull'industria del futuro che vogliamo, forse è più semplice definire anche le relazioni industriali. Questo è il percorso che vogliamo fare all'inverso. Con le banche dobbiamo aprire una stagione in cui si valutino anche i cosiddetti parametri qualitativi oltre che quantitativi, ci si è concentrato troppo sui quantitativi. Vorrei però ricordare che con il sistema bancario abbiamo portato avanti due moratorie che hanno quotato oltre 40 miliardi di euro di rate scadute delle imprese per un anno in cui le nostre imprese hanno pagato solo interessi. E questa è stata un'invenzione di Confindustria che poi è diventata avviso comune, lo dico non per fare il bilancio, ma lo dico per un racconto trasversale di come la collaborazione per la competitività e il confronto e non il conflitto servono a portare soluzioni, perché dobbiamo imparare a lavorare per le soluzioni e non, come diceva Delai e Del Zio, per titoli e di conflitto. Vedete, io lo so, il settore della mia famiglia in cui interviene è quello della stampa, è chiaro che una cattiva notizia fa più effetto di una buona notizia. Però è anche chiaro che molte volte, diciamo, abbiamo difficoltà a raccontare il paese in una maniera diversa. Abbiamo difficoltà a raccontarlo sugli argomenti e sulle soluzioni. La politica economica per noi è chiara. La prima questione era di individuare un confronto con il governo affinché non si scegliessero settori. La seconda era quella di individuare strumenti selettivi che indirizzassero la politica economica sulle scelte dell'industria del futuro. Il piano 4.0, che quota oltre 20 miliardi, più 20 miliardi di clausole di salvaguardia non attivate, per un totale di oltre 40 miliardi, è un piano che riguarda l'industria italiana. E per la prima volta usa strumenti selettivi per far fare scelte all'industria, agli investitori nel paese, per indirizzare l'industria verso quelle linee di alto valore aggiunto, di alta intensità di produttività, grazie anche alla detassazione del salario di produttività, che eleva il tetto di salario ed eleva, diciamo, la questione fiscale del tetto di premio, e che indirizza allo scambio salario-produttività per convenienza prima ancora che per relazioni industriali. Questo è un racconto di cui devi avere l'onestà intellettuale di dirlo. E devi avere l'onestà intellettuale di essere parte del progetto, perché è vero che la politica, diciamo, può essere criticata o meno e non dobbiamo generalizzare, però quando la politica fa delle scelte, poi noi dobbiamo essere conseguenti, non è che possiamo dire che siccome è una questione politica, tra un anno è una questione di altri, è una questione di tutti noi. E dire politica è dire una cosa sana, è una cosa bella. A volte anche nel nostro mondo qualcuno mi critica perché dice che io dico politica e uso questo termine. Vorrei solo chiarire che noi siamo equidistanti dai partiti e non dalla politica. E quando esprimiamo una politica economica nell'interesse dell'industria italiana, che per noi è nell'interesse del paese, esprimiamo un'idea di politica economica. E dire politica non è una cosa brutta in questo paese. Certo, quando fai scelte a costo zero, quella è l'antipolitica. No, a saldo zero invece è la politica. Allora noi rivendichiamo scelte politiche a saldo zero e rivendichiamo un'idea di concetto che parte innanzitutto dall'Europa e poi arrivi all'Italia, qui già esprimo un'idea di politica economica europea. Il paradigma di pensiero per noi deve essere esattamente contrario a quello attuale. Prima si definiscono gli obiettivi che vogliamo realizzare sull'economia reale, poi si individuano strumenti, poi risorse, poi si interviene sui saldi di bilancio.
Non si interviene sui saldi di bilancio prescindendo dall'economia reale. Questa Europa dogmatica non fa il bene dell'Europa e non risponde ai fondamentali di Europa, che erano sintetizzati molto bene in una bellissima frase di Jean Monnet, che diceva: i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche. Quindi un'Europa più integrata, un'Europa che faccia della questione economica una questione importante, ed è significativo che qualche settimana fa, insieme a Confindustria tedesca, abbiamo sottoscritto un documento di 12 raccomandazioni che abbiamo inviato ai due presidenti del Consiglio, la Merkel e Renzi. Ma in realtà quel documento ha due messaggi importanti. Il primo è riportare all'attenzione dei nostri due governi e dell'Europa la questione industriale. Il secondo, molto più del primo, è che la partita non è tra paesi di Europa, ma tra Europa e mondo esterno. Che mi sembra un bel segnale che le due Confindustrie, dei due paesi manifatturieri di Europa, primo e secondo, danno ai loro governi in una chiave di lettura esattamente diversa da quella che è a volte il conflitto tra governi d'Europa. Questione riforme. Perché appoggiamo il sì? L'ha detto bene l'avvocato Matonti, lo ha ricordato Francesco Delzio, è una questione di argomenti e di contenuti. Perché riteniamo che una democrazia decidente sia determinante? Perché riteniamo che governi stabili siano governi che possono fare politiche di medio termine per la competitività del Paese? Perché se sei ogni sei mesi nel corso di una campagna elettorale fai solo politiche di domanda e non risolvi i nodi strutturali? E perché la rimozione delle criticità del famoso articolo 5, conflitto Stato-Regioni, rendono la vita più semplice alle nostre imprese? Tutto qua. È una cosa semplice. E siccome lo dico a Nadio Delai, perché quando muovevo i miei primi passi, Nadio, come dire, veniva a formare noi giovani imprenditori sull'idea di ceto dirigente, una delle cose che deve fare un ceto dirigente è semplificare cose complesse e non complicare cose semplici. Ho detto in maniera semplice una dimensione di complessità che non è una dimensione partitica, è una dimensione di credo, è una dimensione di ruolo, è una dimensione di coraggio, è una dimensione di passione ed è una dimensione di cittadinanza di questa Confindustria che rivendica un ruolo politico, che sa che deve conquistarlo perché è inutile dichiararlo, e da cui ne deriva, diciamo, un modello di ragionamento sulla questione industriale e sulla crescita. Vedete, per noi la crescita non è un fine, e fa bene Maccauro a ricordarlo nella sua relazione. La crescita per noi è uno strumento per eliminare povertà e combattere diseguaglianze. La crescita non è antitetica a questo aspetto, è la precondizione per risolvere queste cose. Allora, raccontare anche questo, sto dicendo una cosa politica, non sto dicendo una cosa, come dire, marginale, è un elemento che riguarda la politica e non l'antipolitica, perché io non ho visto un paese, come dire, che è felice per la decrescita, felice in termini di ricchezza, dove non hai più poi elementi per fare solidarietà. E allora forse ritornare a parlare di politica economica nel Paese, ritornare a dibattere delle stagioni della crescita, non fine a se stessa, ma precondizione per questi aspetti, sono elementi importanti. E poi questa Salerno, diciamo, a cui dobbiamo dire grazie perché riusciamo a raccontarla anche quando vengono i nostri clienti, li portiamo nelle nostre piazze con i progetti delle grandi archistar, del porto, con il cavaliere Gallozzi, perché mentre parlava Maccauro ho pensato: ma che cosa significa Salerno per tanti di noi? Adesso lo dico, diciamo, da cittadino di Salerno. Salerno ha un patto non scritto, dove è nata una piccola magia tra privato e pubblico. Un privato che realizza un porto che diventa un elemento di accoglienza del turismo, ma anche di racconto degli imprenditori salernitani quando accompagnano i loro clienti in quel porto, orgogliosi di raccontarlo, ma anche tutte le opere delle grandi archistar e anche il futuro, l'aeroporto, che collega il porto e determina una dotazione infrastrutturale che parte di un racconto in cui il patto è che nelle fabbriche noi faremo l'impossibile per essere sempre più competitivi e conquistare il mondo, ma fuori dalle fabbriche vogliamo una costruzione infrastrutturale che renda competitivo questo territorio, perché questa è la sfida che noi abbiamo nel cuore in questo paese. Questo è il patto non scritto di Salerno. Non abbiamo fatto un patto scritto, ma questa convergenza ha determinato questo effetti. Dobbiamo farlo a livello regionale, dobbiamo costruirlo a livello paese, dobbiamo ringraziare gli imprenditori privati come Gallozzi che hanno realizzato un progetto che è un dono per questa città.
lo ringrazio meno, anzi lo invito a non mandarmi sms alle 6 del mattino su Pericle, perché diciamo non solo non è che mi rovina la giornata, però diciamo lo faccio a Macauro, perché quando ho sentito alle 6 del mattino Pericle, diciamo, mi sono un po' preoccupato, però questa la dice lunga sulla capacità competitiva del cavaliere Gallozzi. Raccontare elementi, un'idea di una città, un'idea di una società, e qui sia De Luca che Marco Leonardi affrontano un altro tema. Vedete, in questo paese noi abbiamo bisogno di una politica economica e non di più politiche economiche. Una politica economica significa che se decidiamo che la politica economica del paese va sulla politica dei fattori, sulla politica dell'offerta per rendere competitive le imprese, trasversale ai settori, le regioni devono usare i loro fondi strutturali per essere d'acceleratore a questa idea di politica economica. Quindi fa bene la Regione Campania a rendere, come dire, alcuni strumenti in accelerazione rispetto alla politica economica del Paese. Dobbiamo portarlo all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni, perché non possiamo avere 20 politiche economiche più una. Perché questa distonia non fa bene all'Italia e confonde gli investitori, compreso noi italiani. Questa è un'idea che dà un'idea di pensiero, diciamo, di paese, su cui dobbiamo lavorare, sulla semplificazione, tempi di giustizia, Europa, infrastrutture, questioni temporali. E poi ceto dirigente si misura dai risultati e non dagli obiettivi, lo hanno detto bene i nostri amici durante la tavola rotonda. E quindi alcune questioni infrastrutturali, secondo noi, andrebbero poste come clausola di interesse nazionale. Perché l'economia non è una cosa marginale rispetto alla vita di una società civile. L'economia in un paese come il nostro, che non ha materie prime, è una delle precondizioni per realizzare sviluppo e solidarietà. E quando c'è un rallentamento dell'economia o un rallentamento delle opere pubbliche in funzione della mala burocrazia o dei tempi della burocrazia, noi dobbiamo incominciare a pensare a delle clausole di interesse nazionale che fanno di alcune opere o di alcuni grandi progetti, dei progetti che devono andare avanti a prescindere. Perché altrimenti valgono e prevalgono i veti e noi tra qualche anno arriverà un presidente dopo di me che ripeterà le stesse cose, gli farete un applauso, ma nei fatti non avremo realizzato niente, perché noi, una volta che abbiamo imparato, diciamo, il disco, lo ripetiamo sempre, ma di fatto non abbiamo quel senso di responsabilità che dichiarava Del Zio, che non solo è nella rendicontazione, ma è anche nel realizzare le cose. Quindi obiettivi politici, spiegazioni economiche. Nadio Delai, diciamo, mi ha ricordato una bellissima frase di Anatole France, che raccontavano gli studenti di un'associazione che si chiama AIESEC ai miei tempi e che ho scoperto che esiste ancora, che diceva: nella vita, se vuoi compiere grandi passi, non devi solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma innanzitutto credere. E noi dobbiamo crederci nelle nostre aziende, nel nostro paese. E ha ragione Francesco Del Zio quando ci dice che c'è una irresponsabilità diffusa. E noi dobbiamo passare dalla irresponsabilità diffusa alla corresponsabilità diffusa, che significa la stagione in cui prevale la leadership collettiva rispetto alla leadership individuale e la stagione in cui si passa, diciamo, a una dimensione collettiva, complessiva. E quindi tutto questo significa per noi che le forze ideali prevalgono sulle forze reali. Io penso che la mattina, quando nelle nostre imprese, a volte immagino nei confronti che abbiamo anche tra di noi, le difficoltà che abbiamo in questo momento, e poi immagino le difficoltà che hanno avuto i nostri nonni nel dopoguerra, un paese da ricostruire, bombardato, e i nostri padri negli anni 70, con un tasso inflattivo a due cifre e con il terrorismo dietro l'angolo, e ognuno ha il suo presente. Non immaginiamo che il nostro è peggiore degli altri, è uguale. A questo presente però noi dobbiamo costruire una dimensione di futuro, quel futuro che è il titolo di questo convegno, quel futuro che è dentro di noi e che vedremo solo domani, tentando di costruire un ceto dirigente fatto di esperti del futuro, anche perché gli esperti del passato ci hanno un po' stancato. Grazie.